Ami il vino? Ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com. Amici di Wine Soundtrack, ben ritrovati all'ascolto. Gli ospiti di questa intervista sono due signore o signorine, magari ce lo diranno nel corso dell'intervista, della San Vitis, rispettivamente la produttrice, quindi la titolare Benedetta Tolomei, e la responsabile della comunicazione e del marketing Giusy Ferraino. Salve. Salve a voi. Buonasera a tutti. Rispettivamente la prima è Giusy, quella che avete sentito, e la seconda è Benedetta. Benedetta, un'informazione di carattere generale sulla San Vitis. Dove è locata, quanta produzione, quante bottiglie, gli ettari e che tipo di vino producete? Allora, la San Vitis ha dei vitigni che sono collocati tra le terre di Olevano Romano, che sono dei vitigni di Cesanese, e dei vitigni che si trovano sui castelli. Quindi abbiamo tutto il colle che scende verso Ariccia, soprattutto per la produzione di bianchi, che sono Impurezza, Bellone, Malvasia, Trebbiano ed un blend che si chiama Flaminio. Il vostro primo ricordo legato al vino, Giusy? Quando ero bambina e mi facevo dare un po' di vino allungato con l'acqua, ahimè, da mio nonno. Benedetta? E sempre ricordo legato all'infanzia, mio nonno in particolare, che aveva sempre presente una bottiglia di vino bianco e questo bicchiere molto piccolo, e sempre prima di andare a dormire la sera beveva 3-4 bicchieri, io poi lo accompagnavo a letto. Parlando di educazione al consumo moderato, va da sé, a che età un genitore dovrebbe iniziare a far assaggiare ai propri figli il vino? Durante il periodo dell'adolescenza, cominciando a dare un'educazione e formazione sul vino, quindi sulla qualità e sulla tipologia di bevanda, chiamiamola così, in modo consapevole. Benedetta? Sì, esattamente, prima si inizia a spiegarlo e prima si ha un approccio più consapevole, si riesce quindi ad evitare, magari, cosa che non si riesce con il proibizionismo, ad un uso moderato e appunto consapevole. Avete mai partecipato ad una vendemmia? Se sì, che ricordo avete, Giusy? No, io sfortunatamente no, quindi spero, ecco, San Vitis, invitatemi quando fate la vendemmia, per favore. Assolutamente sì, ero piccolissima e il tipico praticamente pigiare le uve con i piedi, io e mia cugina piccolissima, entra alla tinozza praticamente, pigiavamo queste uve, è stato un ricordo molto bello. Per voi cosa rappresenta il vino, Giusy? Vino è qualche cosa di magico, perché è vita. È vita vera, nel senso che è un qualche cosa che tu raccogli dalla pianta e continua a vivere nella bottiglia fin quando arriva sulla tavola. E a me sempre riporta convivialità, amicizia, condivisione, momenti spensierati e appunto vita, ma nel senso di vita e condivisione, vita quotidiana. Qual è il termine, il vocabolo che più vi piace del mondo legato alla produzione del vino? Spensieratezza, per me spensieratezza, perché sicuramente il vino aiuta a togliere tutte quelle barriere, no, che abbiamo nel momento in cui siamo un po' impostati e affrontiamo all'inizio una bottiglia di vino e quindi poi ci rilassiamo e siamo senza filtri in un certo senso. E per me convivialità, nel senso che il vino è stare insieme e godere di quel momento che il vino offre. Se voi foste un vino, che vino sareste, Giusy? Bollicina. Io probabilmente un Lagrein, perché è un po' dolce, un po' speziato e ha tantissime sfaccettature. Parlando dell'Italia in generale, quali sono gli aspetti che vi piacciono e quelli che non vi piacciono del nostro paese, Benedetta? Allora, io dico sempre che l'Italia è l'unico paese dove io vivrei, a differenza di tantissimi altri posti, quindi mi piace il fatto che vado in giro e mi emoziono, cioè qualsiasi scorcio, qualsiasi monumento, io mi emoziono, quindi questo è quello che mi piace. Quello che non mi piace, sinceramente, non ci penso. Io amo l'Italia, sto bene qui, accetto pregi e difetti e va bene così. Giusy? Ma condivido la visione di Benedetta, nel senso che l'Italia è bella e in qualsiasi posto è ricco d'arte, ricco di natura, cioè quello che abbiamo noi non c'è in nessuna parte del mondo, e gli italiani è gente speciale. Poi ecco, abbiamo anche i nostri difetti e quelli là difficilmente si possono correggere, ce li teniamo. Per voi ragazze il vino è rosé, rosso o bianco, Benedetta?
ultimamente, secondo me va molto a periodi, molto a fasi. Ultimamente per me è rosso, ci trovo molte più sfaccettature, ci trovo molta più profondità, e però ripeto, dipende dai momenti, secondo me, in cui di vita in cui mi fai questa domanda. Per me è rosso, però c'è stata una riscoperta nell'ultimo periodo del rosé. Superati ormai da qualche tempo gli abbinamenti classici, il rosso con la carne, il bianco con il pesce, voi avete mai azzardato incroci che hanno suscitato anche ilarità o sdegno dei commensali, Benedetta? Allora, diciamo che io quando sono fuori in dei ristoranti che scelgo accuratamente perché so che il proprietario è particolarmente incline a degli abbinamenti particolari, mi lascio molto guidare, quindi mi fido, occhi chiusi, e vado molto, molto a fiducia, quindi a volte ho provato anche dei rossi con il pesce, devo dire molto interessante, e mi diverto poi alla fine, mi diverto molto. Sì, a me è capitato spesso di abbinare il rosso con il pesce, anche curando delle degustazioni di vino di cantine a cui ho partecipato e a cui curo la comunicazione, sì. Qual è il vostro piatto preferito e con quale vino di solito lo abbinate, Benedetta? Vini di tradizione romana, quindi piatti di tradizione romana, quindi una bella, diciamo, amatriciana con il nostro cesanese, è un qualcosa di veramente indimenticabile. Giusy? Ma io amo le orecchiette alle cime di rapa, devo essere sincera, essendo calabra, vivendo a Roma, però mi piace questo piatto in modo particolare, e lo abbini anche con un bel bianco. Quanti bicchieri o bottiglie sono necessari per farvi ubriacare, Benedetta? Pochissimo, io dico sempre che uscire con me è veramente economico, perché io dopo un bicchiere e mezzo sono finita praticamente, quindi sì, un paio di bicchieri, un bicchiere a stomaco vuoto dal secondo in su quando mangio. Io mezza bottiglia la reggo, dopodiché capitolo, nel senso potrei dire delle cose sconvenienti. Ma voi avete anche la ricetta definitiva su come smaltire il giorno dopo la sbornia, Giusy? No, quello no, dormire. Ma sbornia da vino l'ho sempre smaltita in automatico, quella da superalcolici è già un po' più difficile, è già un po' più impegnativa. Ricordate il vostro primo appuntamento in un ristorante e quale vino hanno ordinato o avete ordinato, Benedetta? Ma io ricordo i miei primi appuntamenti completamente ignara di quello che stavano ordinando, quindi potevano darmi qualsiasi cosa, per me andava bene, fingevo che andasse bene, quindi va bene così. Io mi ricordo primo appuntamento importante in una trattoria romana, era un Syrah. Per una serata di seduzione invece che vino ordinereste qualora foste voi incaricate di scegliere dalla carta dei vini, Giusy? Vedo che stanno indicando te come se tu avessi l'occhio di bue addosso. Allora, serata da seduzione, ma sicuramente una bollicina importante, quindi andrei sullo champagne da trasversale, dall'antipasto al dolce, oppure andrei su un rosso, sì, magari anche del Trentino. Però... siete social, Facebook, Twitter, Instagram, e se sì, siete più attivi o passivi, nel senso postate o andate a vedere? Giusy, tu sei responsabile marketing e comunicazione, passi la giornata là. Io sono socialissima, e socievolissima. Sì, li uso sia come mio profilo personale, sia ovviamente curo quelle delle aziende per cui lavoro, e quindi mi ritrovate online in qualsiasi modo, sì. Benedetta? Io un po' più passiva, mi faccio gli affari miei da dietro le quinte, studio, ma dico poco di me sul profilo personale, poi curiamo tantissimo sicuramente i profili, quelli aziendali. Giusy, visto che tu sei responsabile marketing e comunicazione di diverse aziende, qual è un passo, o meglio un errore da non commettere sui social da parte di un'azienda in generale che produce vino? Secondo me non autocelebrarsi, ma questo vale un po' per tutte le aziende, cercare di raccontarsi in modo positivo e in modo propositivo, ma non dire quanto siamo belli, quanto siamo fighi. Se eventualmente un paparazzo fotografasse un VIP ad un ristorante con una bottiglia della tua azienda, il San Vitis, ben in vista,
chi vorresti che fosse fotografato accanto alla tua etichetta, Benedetta? Un Luca Argentero. Beh, ha detto niente, con il Kinder Bueno. Anzi, il Brady, scusami, adesso è Brady. Ma solo per un piacere personale, nulla, nulla di più, insomma. Giusy? Ma cavalcando il trend del momento, io direi un bel Pier Francesco Favino. Vabbè, certo. Il film più bello dedicato al vino, secondo voi, qual è? Giusy, Benedetta, chi vuole rispondere? Ne ho visti diversi, forse una bella annata, mi ricordo. Un'ottima annata. Un'ottima annata, sì. Che bello il protagonista, particolare il racconto, che di italiani non me ne viene in mente. Quindi. Un'ottima annata. Alla domanda che vi veniva posta da piccolo, che cosa vuoi fare da grande, cosa rispondevate, Benedetta? Io da piccola dicevo modella, poi è successo che, diciamo, la natura non è venuta incontro alle mie aspettative, quindi poi io ho dovuto ripiegare su altro. Tu, Giusy? Io da piccola la giornalista, e diciamo che in un certo qual senso mi ritrovo a scrivere, a fare comunicazione, e sono molto contenta del risultato. Quando non siete impegnate con il vostro lavoro, come trascorrete, come spendete il vostro tempo libero, Benedetta? Allora, io da un po' di tempo sto approfondendo molto quello che poi oggi è anche il mio lavoro, quindi faccio corsi sul vino, mi informo, faccio approfondimenti, è una cosa che mi piace molto, quindi anche molto passione, e sicuramente facendo sport e convivialità, quindi amici. Tanto sport, e poi amo molto il mondo della cucina, quindi mi piace sia cucinare che andare a mangiare fuori, quindi scoprire nuovi chef, nuovi ristoranti, nuovi vini, mostre, fotografia, cinema, insomma, ci teniamo impegnati. Sì. Attive su tutto il fronte. A proposito di sport, siete tifose di qualche disciplina, sport, che ne so, calcio, pallavolo, basket o altri, tennis? Praticate? Se sì, avete detto facciamo tanto sport, che tipo di sport fate? Allora, io per un po' di anni ho praticato il CrossFit, che è praticamente uno sport oggi visto un po' come una setta, diciamo, un po' visto come un numero chiuso di gente infogliata, però devo dire ottimi risultati e veramente tanto tanto divertimento. Non sono particolarmente tifosa, nel senso mi piace seguire il rugby, e siamo andati con degli amici a qualche partita proprio per la convivialità che c'è in questa tipologia di sport. Poi io sono una fitness addicted, quindi sono sempre in palestra. Ma Pilates, no, cross? No, è funzionale, prepugilistica, insomma tutta roba dove si deve sudare tanto. Tosta, insomma, da servizi segreti quasi israeliani, Perfetto, e passiamo invece alla parte legata ai consigli e le esperienze di vita. Qual è quello che tenete sempre a mente, che vi hanno dato qualche tempo fa o recentemente o all'inizio del vostro percorso professionale, Benedetta? Allora, io lo scrissi nella mia tesi del triennio, cioè nulla è impossibile se veramente si vuole qualcosa, e veramente l'ho sperimentato, l'entusiasmo che si mette in qualsiasi cosa alla fine premia in qualche modo, quindi continuare a perseguire quello che si vuole. E a questo io invece aggiungerei anche che ci vuole pazienza, il tutto è subito, non è facile da ottenere. Bisogna lavorarci per arrivare ai risultati, e col tempo ci si arriva. Ci vuole costanza. Vi siete mai rivolti agli astri, ad esempio? Il vostro segno zodiacale fa parte del questionario, fate ogni tanto tarocchi, vi fate leggere il fondo di caffè, le carte, l'astrologia, ci credete in tutto questo, Benedetta? Allora, mi diverto a leggere l'oroscopo quando capita, non ho mai approcciato carte o astrologi, nulla di tutto ciò, ci credo poco, il quanto basta per divertirmi e farmi una risata. Tuo segno è? Capricorno. Tu, Giusy? Io sono Cancro, non mi sono mai fatta leggere il futuro, però sono una patita dell'oroscopo di Bresni, questo lo devo dire. L'internazionale, fantastico. È una filosofia di vita, Se tu, Benedetta, dovessi fare il produttore di vino all'estero, dove investiresti e dove ti piacerebbe andare?
California, sicuramente California, è un mondo che dal punto di vista del vino dice tanto, può dire tanto e veramente mi piacerebbe approcciare quel territorio e capire che cosa con la nostra esperienza riusciamo a tirarci fuori. Siete state sincere in questa intervista o avete fatto degli omissi siccome nei documenti di Stato? 100% sincerità. Sinceri come il vino, no? Vi siete divertite? Da morire. Sì, tanto. Allora, chiudiamo con un giochino. Io vi do il nome di un VIP e voi me l'abbinate a un vino. Che ne so, avete citato Favino, che vino potrebbe essere Pier Francesco Favino? Un taglio bordolese, secondo me. Internazionale quanto basta. Luca Argentero, così togliamo dall'impaccio la Benedetta, Giusy. Luca Argentero, un vino siciliano, tipo un Etna. Sofia Loren. Sofia Loren, un Barolo. Papa Francesco. Un vino argentino, che gli diamo? Certo. Ennio Morricone. Mamma mia, Ennio Morricone, tutti altisonanti, un ripasso. Michel Hunziker. I vini dalla Svizzera non mi vengono in mente, però un bel... Non deve essere geolocalizzata, eh? Ecco, un vino dolce, tipo un passito, che si abbina bene ai formaggi. Francesco Totti? Un cesanese, romano. Doc, chiudiamo con George Clooney. George Clooney, un vino speziato, un vino molto barricato, bel rosso importante, ecco, di annata. Grazie a Benedetta Tolomei e Giusy Ferraina dell'azienda San Vitis. Siamo a San Vito Romano, provincia di Roma. Grazie per essere stati con noi, è stato un vero piacere. Grazie a voi, alla prossima. Grazie mille. Grazie per aver ascoltato un nuovo episodio di Wine Soundtrack. Per info e aggiornamenti vai sul sito winesoundtrack.com.